Che succede tra e Jennifer Garner? Ad averli beccati insieme è TMZ. I due sono sulla spiaggia di Malibu, e giocano a costruire castelli di sabbia con Lea Desheine, la bambina che lui ha avuto da Irina Sheik. Ridono, scherzano, la complicità è innegabile tanto che l'informatissimo sito di gossip americano titola Bradley e Jennifer, civettuoli a Malibu. I due hanno un lungo passato insieme, e a giudicare da queste foto anche un presente, si legge ancora su TMZ. Il riferimento al passato è semplice, 19 anni fa hanno recitato insieme in Alias. Come i più esperti di cinema ricorderanno, i due erano i migliori amici. All'epoca si era già parlato di un presunto flirt tra i due, ma è sempre rimasto senza conferme. Da allora sono sempre rimasti in buoni rapporti. Nel 2016 si erano rincontrati alla sfilata di Versace, prendendo posto uno accanto all'altra. Bradley allora era il compagno di Irina Sheik, lei aveva da poco chiuso con Ben Affleck. Ma torniamo al presente. Ora Bradley e Jennifer hanno un'altra cosa in comune, sono entrambi single. Bradley c'è da dire che dopo la supermodella non si è più fatto vedere con nessuna. Jen, invece, avrebbe chiuso da poco la storia con l'imprenditore John Miller, sempre tenuta lontano dai riflettori. Ovviamente anche Cooper e Affleck sono amici. In un'intervista al New York Times dello scorso febbraio, Affleck ha ringraziato sia Bradley che Robert Downey, Jr. Per averlo aiutato nel suo viaggio verso la sobrietà, dal canto suo Jen è sempre stata vicina all'ex marito. Certo, è presto per fare previsioni, ma a Hollywood potrebbero esserci dei nuovi Brad e Jen. Che coppia dell'estate, coppia dell'anno, almeno. Paul Thomas Anderson ha trovato la star del suo nuovo film. Dopo aver diretto talenti eccezionali come Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix e Daniel Day-Lewis, il regista di Magnolia e Il Petroliere non poteva che ingaggiare un artista top. L'attore di A Star Is Born, inoltre, grazie alle sue svariate candidature all'Oscar, alle sue collaborazioni con grandissimi registi e al ruolo del crooner Jackson Maine di A Star Is Born, è anche un super divo del cinema, e ciò garantirà all'autore di Vizio di Forma e The Master ancora più seguito, sempre che ne abbia bisogno, vista l'ottima reputazione di cui gode. Ti potrebbe anche interessare.